volta? Ma no, tranquillo, ce ne facciamo solo metà. Poi ci viene a prendere l'elicottero. Napoli, Napoli, Napoli. Forza. Eccomi qui, sono tornato. Sono proprio io. La moto che parla. Oggi mi sono reincarnato in un Beta 200 e cercherò di evitare che questo stronzo si uccida con le sue stesse mani. Diciamo che la mia missione non sta andando proprio bene. Ma chi è questo e perché sta con la maglietta? È per caso un tunisio? Fratm, cosa fai? Non mi sembra il momento più adatto per giocare con la sabbia. Niente, non si arriva da nessuna porta. Vediamo. Secondo me... Per essere sicuri dobbiamo tornare indietro. Oppure scendiamo da qui. Anche. Io me la faccio finito. Vedendo tutto in discesa, non sto spiegando. Infatti. Mi sembri strafatto più del solito oggi. Cosa ti è successo? Comando. Vi prego, aiutateci. Eccolo, sapevo che saremmo rimasti bloccati qui per sempre. Adesso deve venire davvero l'elicottero. È inutile che mi guardi così, l'idea è stata tua e di quei due teletubbies con le moto. Ma si tranquilli ragazzi, questa non è una moto quanto piuttosto un tappeto, passateci sopra pure. Anzi, se dite ai vostri amici dietro di salire più forte ve ne sarei molto grato, grazie. Ops, perché quello si è seduto? Vai cumpa, corri corri che lo prendiamo. Che cuzzo fai? Puoi evitare di cercare di morire per almeno 46 secondi? No raga, sto morendo. Sì, lo abbiamo visto, grazie. Possiamo cercare un'altra strada, che questa non mi sembra proprio messa bene. Vabbè, fai come cuccio ti pare. Finalmente possiamo stare qui a rilassarci e goderci la natura, o no? E mo chi cazzo sono questi? Vabbè. Ti faceva proprio schifo salire in modo semplice. Adesso qua le cose sono due: o ce ne saliamo a piedi oppure viene a prenderci la gru. Questa per aver bevuto un OL di caffè della Peppina alla mattina. Lo spero anch'io. Qua è un po' tosta. Semplicemente ora aspettiamo Andrea. No, no, così non sali mai. Devi dare un po' di corso. Oh, bravo. Vai. Non ti fermare, accelera. Cosa volevi fare? Non si sa, Frat. Bravo così. Solo 29 tentativi. Qualche consiglio, qualcosa devo sapere? Ah, vabbè, allora ci sono i 4 scaloni che sono pesanti. Poi tutto tipo come la killer. Ah, sono saliti. Cioè, se erano questi, che ho detto che erano belli grossi. Questo è bello tosto. Non era quello che volevo fare. Risultato 10, realizzazione 5. Ecco, era da un po' che non cadevi solo. Oh cazzo. Mi spiegate cosa ci facciamo nel letto di un fiume? L'unico letto che conosco è quello in cui riposo le mie stanche membra. Ecco, lasciami dormire qui, tu prendi il 39 che so che da qui passa a giorni alterni. Thank you.
si opera. Come cazzo ho fatto? Io un'idea ce l'avrei, ma non posso dirla, altrimenti potresti querelarmi per calunnia. Mi dispiace, Beta, stai per morire. Ah no, va comunque. A questo punto inizio a credere che tu non cada, ma che ti piaccia buttarmi a terra per sport. Dimmi che è finita. Madonna beata, grazie a Dio questo strazio è finito. Ci vediamo al prossimo letto del fiume dormiente, ragazzi.